Senti, ma tra l'altro la Gregoraci scriveva, mandava letterine, esatto, si proponeva per tutti i programmi, esatto, e la partiva poi da queste lettere partivano da Soverato. Da Soverato, in Calabria. Spieghiamo dov'è Soverato, scusa. Soverato in Calabria, in provincia di Catanzaro sul mare, una bellissima cittadina di 15.000 abitanti, e io scrivevo queste letterine perché qualsiasi tipo di concorso io vedessi in televisione volevo farlo. Quindi scrivevo, volevo fare la Miss bellissima, volevo fare all'epoca Nonella Rai, volevo fare tutte queste cose, mia madre puntualmente strappava tutto, perché dice: ma dove devi andare, ma sei piccolina, hai 15 anni, ma pensa alle cose serie, devi smetterla. E a 18? A 18 sono andata. Ciao! Subito dopo il diploma sono andata. Tuo primo concorso di bellezza è stato con un'agenzia importante di moda. Sì, il primissimo. No, lì è successo questa cosa qui. Proprio il primissimo, prima di fare Miss Italia, che Miss Italia avevo 17 anni, scrissi questa agenzia di moda. Quindi io mandai di nascosto le mie foto, il mio curriculum, taglia, seno, come si dice, fianchi, seno, vita, e la mia foto di nascosto. Questi a un certo punto chiamarono mia madre, perché io all'epoca non avevo il telefonino. Vabbè, certo. E fa: signora, abbiamo preso sua figlia, va benissimo, dovete venire a Milano. Mia madre disse: mia figlia dove? Guardate che c'è un errore. E mia madre gli disse: no, basta, tu la devi smettere, devi studiare, e quando finirai gli studi... Non ti ha mandato? Non mi ha mandato. A Miss Italia sì? A Miss Italia sì. Ero minorenne e mi mandò a Miss Italia. Perché era la televisione di Stato e si poteva andare, ecco. Non so se voi volete fare un commento adesso o qualcuno di voi vuol dire qualcosa. No, ancora troppo a caldo, eh? No, eh? Ancora troppo a caldo, vabbè. Potrete comunque partecipare, se vi va, in un momento più rilassato. Vuoi dirla? Allora, alzati un attimo. Ecco di qua. Vai. No, volevo ringraziare tutti quanti, in particolare Enzo Merigliani, perché è stata un'esperienza bellissima e indimenticabile. Volevo ringraziare la giuria che mi ha votato e tutto il pubblico da casa. Grazie. Oh, vedi. Ci tenevo. Cioè io, hai capito, parlavo, mi sono alzata per prendere il microfono. Un ricordo a Fabrizio Frizzi, che è una persona meravigliosa. È stato per tutti noi una persona meravigliosa, mi sono emozionata nel vedere il filmato, il grande Fabrizio. E lì avevo 17 anni. 17 e anni tu hai vinto la fascia di Miss Calabria. Sì, arrivavo con la fascia di Miss Calabria, sì. E poi lì vinsi, sì, Miss Sorriso, il sorriso più bello d'Italia, sì, me lo ricordo. Ma non vinsi Miss Italia. Welcome club. Andò così. Però ti posso dire, porta bene, perché tutte quelle che poi... Ma che avevi... porta bene? Ma io vinco, Elisabetta, non sono d'accordo, scusa. Vabbè, ho capito, ma io poi alla fine abbiamo fatto comunque un bellissimo, sì, percorso tutte noi, quindi però va benissimo. Ma scusa, però una corona ma in testa avevo 17 anni, hai visto che bella? È uscita dalle patatine quella corona. No, cioè... era quella che ti davano quando vincevi Miss Calabria. Poi me l'hanno Manco Miss Calregione, niente. Però poi me l'hanno portata via, purtroppo. Ecco, quindi... bene. Salutiamo la corona. Ciao, corona. Andò via. La cosa che mi ha colpito, quando... siamo sentite prima della puntata, ho detto: ma figurati, avrei avuto un papà gelosissimo. E invece no, mi hai detto di no. No, è stranissima questa cosa. Io ho avuto mio padre che era strageloso della mia mamma. Beh, cioè, molto bella, faceva anche bene, insomma. Grazie, loro hanno una storia d'amore bellissima, si sono amati per 36 anni, un amore veramente bello, sano, vero, cioè si prendevano per mano dopo 36 anni. Io dico: ma come fate? Vi date i bacini dopo 36 anni? Un amore bellissimo, bello, meraviglioso. Io ho vissuto con loro, forse è la storia d'amore più bella, ti posso dire. E mio padre era gelosissimo di mia madre, a tal punto che non l'ha mandata a lavorare, doveva stare in casa, se mettevi i tacchi perché metti i tacchi. Mia madre, quando siamo nate io e poi mia sorella, era disperatissima, ha detto: povere bambine, lui è strageloso con me, figuriamoci con le loro figlie. E invece di noi due, niente. Anzi, solo della mamma era geloso. Era orgoglioso, no? Era molto orgoglioso di noi, di me, delle cose che piano piano andavo a fare. Mia madre invece è sempre stata una persona molto riservata. Lei aveva quasi timore ad applaudirmi quando andavo a fare le cose in giro. Invece mio padre: guardate mia figlia, ha vinto il concorso, guardate mia figlia, ha fatto così. Mio padre è più...